Buonasera e bentrovati, gentili telespettatori. Il cardinale Giuseppe Betori in visita alla Cittadella della Pace con 30 giovani sacerdoti del territorio fiorentino perché il metodo Rondine possa essere ispirazione e sostegno. All'incontro presente anche l'arcivescovo Riccardo Fontana. Abbiamo ritenuto opportuno far conoscere ai nostri preti più giovani un'esperienza come questa, perché noi li educhiamo nella normalità alla vita parrocchiale, ma la vita parrocchiale diventa asfittica se non si apre anche a orizzonti più ampi di essa stessa. Per cui ecco uno sguardo che allarghi il cuore e la mente dei nostri preti mi sembra molto importante. Poi, venendo qui, ho potuto ribadire la mia convinzione circa il grande bene che può fare Rondine, sia nel nostro contesto, ma soprattutto in quello che è il rapporto della fede con i grandi problemi del mondo, il problema della pace che oggi ci interroga profondamente, non può trovare soluzione se non un lavoro educativo che passa appunto attraverso il passaggio del nemico a persona e l'incontro nella differenza cercando la comunione, il dialogo. Ecco, tutto questo è fondamentale nei grandi contesti dei rapporti tra i popoli, ma è anche uno stile di vita quotidiano che dobbiamo apprendere anche nelle nostre comunità. E questo penso che sia un gran dono che Rondine fa alla Chiesa e alla società oggi. Comune di Arezzo e Mondo della Giostra all'Isola d'Elba per rendere omaggio a Giuseppe Pietri. 90 anni fa le note di Terra d'Arezzo risuonarono per la prima volta in Piazza Grande. Il Comune di Arezzo si è recato all'Isola d'Elba per i 90 anni dell'inno Terra di Arezzo di Giuseppe Pietri. Sì, quest'anno 1932 e 2022 sono per l'appunto, come dicevate voi, 90 anni dalla prima edizione dell'inno Terra di Arezzo, che all'epoca era un inno corale. Oggi è egregiamente suonato dai nostri musici, anche dai musici sbandieratori in piazza, e è il vero e proprio inno della città. Dopo l'inno di Mameli, noi aretini abbiamo nel cuore, fin da bambini, l'inno Terra d'Arezzo. Giuseppe Pietri soggiornò negli anni 30 qui in città, insieme a Severi, che scrisse le parole. Lui compose una musica che, è inutile sottolinearlo, rimane subito in testa. L'abbiamo provata, l'abbiamo visto con i nostri occhi proprio all'Isola d'Elba, che è la sua patria natia. Lui è nato a Sant'Ilario, una piccola frazione del comune di Campo nell'Elba, e quindi abbiamo chiamato l'amministrazione comunale dicendo che avevamo approvato un atto il 24 di febbraio, un atto sottoscritto da me e dalla collega Ilaria Pugli, che è la Presidente della Commissione Cultura, e dove chiedevamo di poter andare a deporre un fiore in ricordo del maestro Pietri. Loro subito ci hanno invitato a venire con una componente del Saracino, ci hanno ospitato in maniera sublime, veramente sembrava che fossimo, diciamo, parenti più che amministrazioni che si incontravano, e abbiamo avuto l'onore e l'onere di rappresentare la nostra città con un esito inaspettato. Abbiamo fatto tre uscite, a Marina di Campo, a San Piero e a Sant'Ilario, che è proprio il posto dove tutt'oggi c'è questa tomba dove è tumulato il maestro Pietri, preceduto da una cerimonia, nella chiesa sempre di Sant'Ilario, e per le strade di questi piccoli borghi abbiamo potuto far vedere le bellezze del Saracino attraverso i nostri gruppi, il Signarezzi, i musici del gruppo William Monci, la splendida coreografia che è stata proposta dagli sbandieratori, e più una discreta rappresentanza anche dei quartieri, perché per ogni quartiere è venuta una dama e un vessillifero. Io ho avuto l'onore di rappresentare l'amministrazione comunale, un onore veramente con la O maiuscola.
portare i saluti del sindaco, portare i saluti di una città poi fondamentalmente, e vedere una città che è all'opposto nostro, perché noi siamo nell'oriente della Toscana, loro sono esattamente il comune più a ovest della Toscana, ecco, uniti in questo abbraccio legato alla cultura, alla storia e anche al sentire le tradizioni, perché lì Pietri è veramente molto importante. Ci sono state delle persone che ci hanno guidato, ci hanno accudito, oserei dire, in maniera sacrale proprio, quindi ci hanno fatto sentire veramente ben voluti e veramente bello dire che in Toscana ci sono queste tradizioni che si possono ritrovare anche in realtà totalmente diverse dalle nostre, come può essere la città di mare. Lasciami ringraziare quindi tutto lo staff del Comune di Arezzo, l'Ufficio Cultura, tutti gli amici che ci hanno permesso questa organizzazione, appunto gli amici della Scuola Cantorum di Campo nell'Elba, perché sono stati loro i primi ad accoglierci, e chissà se poi, ecco, nascerà qualcosa di più importante. Io la mia missione l'ho conclusa in base a quello che era il potere conferitemi dall'atto, che come ti raccontavo prima abbiamo presentato con la collega Pugi, e ora vediamo, insomma, se nascerà qualcosa ulteriormente sarò sicuramente orgoglioso di questo primo excursus all'Isola d'Elba. I tè di Toscana Oggi approdano anche ad Arezzo. Gli appuntamenti culturali pensati per gli abbonati del settimanale Toscana Oggi, ma non solo, arrivano in città dopo essersi svolti a Firenze, Prato, Grosseto, Pisa, Montepulciano, Chiusi e Pienza. Mercoledì 18 maggio. Un appuntamento alle 16 dedicato alla scoperta delle bellezze della cattedrale con interventi dell'arcivescovo Riccardo Fontana e di Serena Nocentini, direttrice dell'Ufficio Diocesano di Arte Sacra. Si tratta dell'apertura anche nel nostro territorio di un percorso dove il culturale e il ricreativo stanno insieme, così come stanno bene insieme tè e pasticcini. E infatti alla fine delle conferenze tè e pasticcini vengono sempre offerti a tutti i partecipanti. L'incontro in cattedrale è preceduto anche da una visita guidata ad alcuni dei luoghi più belli e suggestivi del centro storico di Arezzo, a partire dalla tarda mattinata, seguita da un pranzo conviviale. Per partecipare a questa prima parte dell'evento è necessario prenotarsi scrivendo a chiara.innocenti@toscanaoggi.it oppure telefonando allo 055 2776 61. E siamo giunti al nostro focus di oggi, che è dedicato alle celebrazioni in programma al Santuario di Santa Maria del Sasso a Bibbiena per il mese mariano, con padre Giovanni Serrotti, fondatore, tra le altre cose, di Tele San Domenico. Grazie per l'attenzione e buona visione. Bentrovati, gentili telespettatori. Il nostro focus di oggi è davvero speciale perché posso dire che forse oggi sono più io l'ospite di padre Giovanni Serrotti, che è con noi. Padre Giovanni, fondatore di Tele San Domenico e domenicano adesso al Santuario di Santa Maria del Sasso. Un caro saluto, sì, padre Giovanni. Sì, grazie e complimenti a te. No. E buon lavoro. Grazie. Lo so, se tutti lo sanno, che hai cominciato da poco questo tuo servizio importante di responsabile proprio, no, del Tele San Domenico. Speriamo di riuscire. Bocca al lupo, io so cosa vuol dire. Ecco, sì, decisamente, grazie. Grazie padre Giovanni, crepi. Comunque, a domanda si risponde. Ecco, padre Giovanni, siamo qui insieme per parlare un po' di quelle che sono le iniziative in programma al Santuario di Santa Maria del Sasso. Chiaramente il mese di maggio, come tutti sappiamo, il mese mariano per eccellenza, e quindi il Santuario di Santa Maria del Sasso è proprio all'interno della nostra diocesi un po' uno dei cuori, no, da questo punto di vista. Ecco, ricordiamo quindi un po' anche la realtà, l'importanza di questo santuario all'interno della nostra diocesi. Un cuore dove si respira si sta benissimo. Mi ricordo quando la prima volta venne l'idea a qualcuno di dire lasciatele San Domenico perché c'è bisogno a Santa Maria del Sasso, a dire vero che qualcuno aveva gli interessi suoi, però poi dopo c'era veramente bisogno a Santa Maria del Sasso,
E qualcuno mi disse, povero padre Giovanni, ti costringono qui, lasci te San Domenico, la tua creatura, eccetera. Dico, guarda, è vero tutto questo che lascio, ma lascio volentieri perché Santa Maria del Sasso è una culla di bellezza, di straordinaria attività. No, non dormirò, sono sicuro, quando saremo lì. E mio fratello, che era rimasto solo, lui più anziano di me, ora quasi 90 anni, manda avanti un sacco di cose, compreso il difficilissimo rapporto con il Pakistan, dove padre Ardino per 57 anni ha fatto il missionario, è morto 2 anni fa, ha creato una marea di istituzioni, di cose, l'ospedale, l'orfanotrofio, eccetera, è morto lui, c'è bisogno, padre Giuseppe sta dirigendo tutto per Santa Maria del Sasso. Come fa non lo so, perché io la sua attività ha quasi 90 anni, io ne ho più di 85, meglio dirlo subito, perché poi se c'è qualche crack vi compatirete, cominciamo a essere un po' vecchiotti, capito? Bene, comunque so che devi interrogare te, chiedimi pure quello che vuoi. Allora, un po' di storia del santuario di Santa Maria del Sasso. È un santuario molto noto chiaramente all'interno della nostra diocesi, sì. Però ecco qualcosa, è strano, qualche accenno. La storia è segnata da due frasi che raccontano cosa è successo. Una bambina chiamata Caterina, che aveva accompagnato la mamma a lavare i panni lì alla Vessa, al torrente, quello più grande che scorre proprio accanto al santuario, poi c'è un altro torrentino un po' più lontano, siamo circondati dalle acque, poi i due torrenti si congiungono e poi vanno giù nell'Arno. Questa bambina Caterina si allontanò mentre la mamma lavava i panni, venivano a lavare i panni da Bibbiena. E gli appare una signora lì vicino, sappiamo bene il posto, dietro proprio c'era un grande masso, una grande roccia, e gli dà dei baccelli. La bambina racconta, viene con questo grembo pieno di baccelli e la mamma un po' stupita, era un po' la stagione dei baccelli, era mese di marzo, marzo-aprile, e chi te l'ha dato? Una signora me l'ha dato e mi ha detto anche pace e amore di Dio. Ma non ti ha detto altro, non risulta altro, la cronaca comincia così, se ne vanno via, non si sa più niente di loro, solo che siccome lì intorno al masso erano successe altre cose strane, una colomba che si posava lì e stava lì sopra e si faceva avvicinare dai bambini, toccare, se arrivava agli adulti scappava. Bel messaggio. Poi il fenomeno degli angeli, che della gente vide una sera, gente che andava a caccia, si trovava lì appena sopra, che intorno al santuario facevano un grande circolo cantando, non al santuario, intorno al masso, alla roccia. Lì apparve appunto la Madonna, si parse la voce e subito i bibbienesi accorsero, affollarono il luogo. C'era lì, c'è ancora, appena a 50-80 metri dal santuario, una piccola cella, una chiesetta, una cella, la chiamiamo la chiesa del Romito, diventata una piccola chiesina, dove c'era questo monaco camaldolese, il quale gestì i primi giorni, i primi mesi di questa faccenda, poi però morì quasi subito, per cui poi i parroci di Bibbiena si occuparono della cosa, che sviluppava in modo gigantesco, miracoli, adesso non sto a raccontare tutto perché certo. E subito allora, e subito dopo, finché, ecco perché i domenicani, col Savonarola, quasi un secolo dopo, nel 450 circa, con diversi frati da Firenze, fu costruito il convento dei Medici di Firenze. Savonarola sa era com'era, però quando chiedeva qualcosa a questi signori, come fanno i politici oggi, no? Quando gli conviene, una rispostina da danno, manca i preti. Successe così che il convento fu costruito apposta per il Savonarola, che portò più di 20 frati. E da allora in poi si sviluppò
curarono lo sviluppo della devozione. Esiste ancora un libretto pubblicato dalle monache del santuario di una serie di miracoli accertati. Io adesso, guarda, tu rischi di farmi parlare troppo stasera, perché ti racconto anche le mie esperienze del santuario, sono compresa l'ultimissima dell'altro giorno. Riguardi alla presenza della Madonna, si fa sentire, e come se si fa sentire. Allora, tutto questo poi, i domenicani andarono via quando alla fine dell'Ottocento ci fu tutta questa cosa della scacciata, no? Della parte. La politica arriva anche a questo, e quindi il santuario rimase deserto, ma i due frati che c'erano furono ospiti di una casa su in collina, e ogni giorno, pur di far servizio al santuario, venivano giù, e in qualche modo i domenicani hanno sempre assistito al santuario. Poi, dopo la guerra del 1518, nel 1529 vennero le monache da Lucca. Erano monache di clausura, quelle proprio che si chiudono in un monastero e di lì non escono. Una ventina di monache da Lucca. E perché? Perché i frati che si erano moltiplicati, lì c'era stato anche il collegio, aspiranti, noviziato, studentato, il famoso padre Cordovani era cresciuto lì. In questo periodo d'oro di Santa Maria del Sasso. Poi ci fu la guerra mondiale, e quando si arrivò intorno alla fine del 1920, vennero le monache da Lucca. Pian piano io l'ho vissuta questa esperienza della presenza delle monache, specialmente durante la guerra. Durante la guerra le monache, che erano una ventina, si ritirarono in un piccolissimo spazio del monastero, e il monastero, il convento, la chiesa di sopra, la chiesa di sotto, divenne ospizio per tutti. Si arrivò a 350 persone rifugiate, anche da Arezzo. Da Arezzo, ecco, dico questo poi smetto. Sì, sì. Da Arezzo gli ultimi che arrivarono dicevano che si erano litigati gli ultimi topi sotto le fogne laggiù verso la stazione, per dire di quanto a che era ridotta la città nel periodo della guerra, e vennero sfollati lì a Santa Maria, dove per diversi mesi stettero. Mi ricordo, macellavano da soli, facevano un po' di tutto. I tedeschi dell'SS che stavano sopra tentarono un giorno di fare un'irruzione, c'era anche la Croce Rossa tedesca da noi. Non vi racconto cosa mi combinò, te lo racconterò un'altra volta. Ecco, bisognerà fare una trasmissione, mi sa, sul santuario. Ve lo dico in breve, esatto, mentre tramutavano un vino che veniva dal Chianti, la bella da Migiona, come, io avevo 8 anni, mi misi la canna in bocca e mi addormentai. Mi ritrovai a letto la sera, c'era mia mamma, ma Vannino cosa hai fatto, eccetera, va bene. Questa era un po' la storia anche della guerra, di come abbiamo passato la guerra. Il santuario è stato sempre un punto di riferimento eccezionale per tutto il Casentino, e anche da fuori, anche tuttora viene gente da Roma, da Milano, si è creato questa. Poi adesso, sai, con tutto il sistema di internet, delle comunicazioni, c'è gente che da lontano sapisce, caso, incuriosisce, e quindi domanda e cerca di venire. Un periodo questo che sappiamo di forte attenzione ci ha costretto a fermare tutte le ospitalità, diciamo, che facevamo. Ecco, a proposito di punto di riferimento del santuario, ecco, appunto, le iniziative sono diverse, comunque, quelle che avete fatto anche dunque, proprio in questo mese. Il mese di maggio è sempre stato, io mi ricordo, esatto, dopo la guerra venivano pellegrinaggi da tutto il Casentino, a piedi da Subiano, da Prato Vecchio, da Poppi. E ci stavano tutto il giorno, portavano da mangiare, mi ricordo. Io vivevo con un senso di meraviglia, di stupore, di divertimento, di curiosità, no? Tutto questo movimento, avevo appena 8 anni, mese di maggio. Con l'andare del tempo un po' le cose dappertutto sono decresciute. Però lo zelo di Padre Serafino, che è stato lì rettore fino a pochi anni fa, adesso è morto a più di 90 anni, ora c'è Padre Giuseppe che è rettore, e in tutto questo c'è stata una continuità, uno zelo, una presenza comunque dei frati.
siamo solo in due, e però almeno il fine settimana da Roma ci mandano una aiutarci. Noi ci raccomandiamo di una cosa quando arrivano, guardate bene, perché voi sapete che l'ordine domenicano è quello della predicazione, no? Quindi dell'andare in giro e predicare, ok? La stabilità in un convento non è sicura per nessuno, per legge, per nostra Costituzione. E però ci sono certe situazioni, come Santa Maria del Sasso, fondata da Savonarola, nelle quali si può essere domenicani fino in fondo, fare comunità con tre invece con 20. Ma oggi dove la fai comunità con 20, frati? Si sa che sono le crisi di vocazioni dappertutto, e quindi quel poco che si fa tiene vivissimo il santuario. Tanto che siamo in difficoltà nel respingere ancora le numerose richieste di gente che vorrebbe rimanere. I posti ci sono, ma non è il momento ancora, certo, di poter accedere a questo, e quindi vengono e vanno via contentissimi della visita. Ci sono tante richieste. Il mese di maggio poi è un mese straordinario, perché ovviamente tutto viene intensificato. E quest'anno in particolare ci sono due appuntamenti, uno che rimane come tutti gli anni alla fine del mese. Ci sarà la grande processione da Bibbiena fino a Santa Maria del Sasso, che ricorderà quella solenne processione che fecero i bibbienesi quando riportarono giù al Sasso la statua della Madonna del Buio, che da sola era andata lassù, ma da sola era ritornata. Cioè, una serie di racconti. Su la portarono la prima volta perché i bibbienesi dicevano: ci avete due madonne, datecene una. E i frati alla fine acconsentirono. Se non che la mattina dopo la Madonna su non c'era più. E vennero arrabbiati, le cronache sono belle scritte con bastoni, pronti a dire: avete, perché l'ha vista di nuovo al suo posto. I frati, assolutamente meravigliati, stupiti, vanno, vedono, cioè, ma no, andiamo, ve la ridoniamo e poi fategli la guardia. La riportano su in processione, solenne, è rappresentato da alcuni affreschi che ci sono lì, gli danno le guardie, quattro uomini, a mezzanotte sentono dire: il posto da me prescelto dove accogliervi è il santuario, lì vi attendo. Queste le parole precise che hanno riferito le quattro guardie tramortite, meravigliate, perché guardano, ma Madonna non c'è più. È di marzo, escono fuori, è nevicato leggermente, è una tradizione non del tutto al 100% assicurata, però sai, le tradizioni non inventano tutto. Sulla neve ci sono le orme di una che cammina all'indietro. È un segno che farà brividire, come dire: io vado ma non scappo da qui, vado, mi guardo da laggiù. Quando ci penso mi viene da commuovermi anche me. Questa è un po' la storia del santuario. I domenicani, verso la fine dell'Ottocento, nella crisi che ci fu, nella sopraffazione politica, eccetera, andarono a Viterbo, lì ci masero solo questi due frati. Poi vennero le monache, tornarono i frati, ci fu il collegio e tutto quanto, poi diminuzione della vocazione, la grande guerra, e si stabilì con tre frati stabili, padre Serafino, che ci ha vissuto 59 anni, e con una tradizione e altre cose nuove che si sono poi di nuovo incrementate. Adesso che c'è di nuovo nel mese di maggio? A parte questa processione che faremo senz'altro alla fine del mese e questo afflusso di gente che viene, c'è poi la tradizione di alcune parrocchie che vengono e c'è la messa e vengono col loro coro. Ieri c'era il coro di, come si chiama, sui montagna, Badia Prataglia. Ah, Badia Prataglia. Col direttore, che poi è un medico, sì, che io incontro qualche volta come paziente, e verranno da Arezzo, dalla parrocchia di San Donato, vero? Su da San Donato, sì. Ormai è una tradizione quella che rispettano, sì, vengono, eccetera. Poi e questa è la vita. Però qualcosa di nuovo, sì, c'è, che c'è di nuovo? Si è deciso di fare dei locali
parte dei locali del monastero un museo. Soprattutto il centro è il grande, enorme refettorio. Un refettorio nel quale, sai, del Cinquecento, quindi costruito con la grande tribuna su in alto da dove si legge durante i pasti, la tradizione domenicana anche delle monache era questa. Durante i pasti si sta zitto, si ascolta qualcosa che viene letto per tutti, perché il termine, il motto è sì, il corpo si deve nutrire, ma anche la mente. Non è giusto nutrire solo il corpo. Bene, tutto questo viene restaurato, adesso c'è da ultimare un po' gli ultimi lavori, sono state scoperte alcuni piccoli affreschi che c'erano nascosti ormai da tempo e soprattutto c'è quell'enorme affresco in fondo dell'ultima cena, impressionante, bellissimo, è chiamato il Raffaellino, è del 1500, è impressionante. Io, se qualcuno viene, si fermi a guardare il demonio, non si sognerà mai in vita sua di fare qualche sbaglio, perché quel demonio lì è veramente brutto, come l'hanno messo lì sotto quella tavola dove c'è Giuda e poi sopra invece Gesù che sente Giovanni che parla all'orecchio. Questo grandissimo affresco che è stato ripulito, restaurato. Forse entro i primi di giugno, ora mi allargo un po' perché Giuseppe mi ha detto non dire ancora le date, non ci sono, si sarà la grande inaugurazione di questo piccolo museo visitabile, il grande refettorio, il chiostro naturalmente, anche quello cinquecentesco, e forse io sto puntando, ma non lo dico perché se poi non si fa manca qualcosa a qualcuno, ve lo dico voi in privato allora. Okay. Perché io sono un chiacchierone, se qualcuno ci sa allora, fare, dire le cose anche che non devo dire, allora vai avanti. Allora intanto ecco, no, noi purtroppo, tu lo sai meglio di me, i tempi televisivi sono sempre molto stretti, ma avremo, come hai detto tu, tante occasioni per rivedersi. Intanto il 28 maggio, giusto, sarà la fiaccolata, mi sa, la processione, vero? Sì, il 28 maggio e poi appunto a giugno per l'inaugurazione. Sì, poi ecco. C'è la grande festa, è il 23 giugno, no? Ecco. È l'anniversario dell'apparizione della Madonna, ecco. Che è preceduto la sera avanti, ormai ha preso sempre più corpo negli ultimi, col padre Giuseppe specialmente, la sera avanti, per ricordare un po' di tutto, anche questa processione degli angeli, si rievoca un po' tutto, e i fuochi, ecco l'altro fenomeno che si vide in quei tempi dell'apparizione della Madonna, dei fuochi sparsi intorno in circolo nelle colline, nelle montagne intorno. Anche ora la tradizione, ci sono rimasti pochi contadini, che però ci stanno a accendere un grande fuoco la sera della vigilia, mentre lì al santuario a nostra volta si fa un grandissimo fuoco dove vengono molti a ossequiare un po' questo fenomeno del fuoco, fermandoci sopra è tanto significativo perché il fuoco è segno dell'amore, della luce, insomma. La Madonna ha scelto questi modi per farsi sentire qualche volta. Guarda che a volte nella storia di un santuario, qualsiasi santuario, si possono anche infilare dei fatti non così sicuri, ma ce ne sono altri che sono assolutamente accertati, osservati, canonicamente approvati, per cui e il nostro problema è che se succedono ora delle cose, e dobbiamo dirle, io devo dire l'ultima, la penultima, perché l'ultima devo ancora sapere cosa gli è capitato a quella signora che ha riacquistato la vista l'altro giorno. L'ha riacquistata, il medico gli ha detto non lo so, l'aveva persa. Dovrà fare una relazione, perché sono cose, e lei pregava giù. Ma la cosa più clamorosa che io sono stato, di cui sono stato destinatario per la testimonianza, perché si vedeva lì, ora l'ultima che racconto, Sì, sì. No, la Santa molto. Maria, anche mio fratello, tutti, l'estate arrivava una signora alta che andava giù la Madonna del Buio,
ci rimaneva un sacco di tempo, lasciava un'offerta incredibilmente grossa per il santuario e andava via. Anni fa ci telefonarono da Siena, una che faceva la collaboratrice di una famosa dottoressa, medico per bambini, quindi, che ci diceva che era morta questa signora e che siccome aveva lasciato un'eredità per il santuario bisognava andare alla testimonianza. Andai io, mio fratello mi mandò là, nella sua camera da letto, sul comodino, c'era un quadro della Madonna del Sasso. Nello studio, sul comodino, c'era la statua della Madonna del Buio. Poi questa sua amica e collaboratrice ci raccontava tutta questa storia. Noi non sapevamo nulla, nulla. Perché? E questo è interessante. Perché quando era bambina questo colosso, questa dottoressa che ha tutti, quando io lo domandai ad Arezzo al mio medico, la promossa è morta, famosa, eccetera. Quando era bambina in fasce, era nata in Casentino a Poppi, verso Poppi, era malata, intirizzita, paralizzata. Questo era il racconto. La mamma la portò giù al santuario del Sasso e davanti alla Madonna del Buio pregava per questa bambina proprio paralizzata, non aveva neanche un anno più o meno. Accanto c'era un frate, tutto in preghiera e fascia, la mia mamma l'ha conosciuto, si sa chi era, padre Checcacci Giuseppe, siamo ai primi del Novecento. Gli venne spontaneo a questa donna di dare alla bambina preghi per questa bambina. E spaccarono le fasce, questa bambina cominciò a balbettare, a respirare, a cosare, a ravvivarsi tutto. È diventata il colosso della grande dottoressa, pediatra di Jena, che era specializzata, famosa, mi dicevano poi i frati anche di là, la conoscevano per fama, per i bambini. Ecco, questa è l'ultima grande storia di cui io sono testimone, di quanto è importante anche a livello di una risposta proprio, perché purtroppo c'è bisogno anche di questo. La gente quando ha un dolore chiede questo, una guarigione, qualche volta si muove. E però oltre che la guarigione del corpo ci sono tante persone che tornano via col proposito di ritornare, pregare, eccetera, capito? Ora, metto perché non ti posso raccontare tutto quello che succede intorno a un santuario, anche se non così nominato nel mondo, con Santa Maria del Sasso, però questa è una piccola storia. Ma ci sarà tempo sicuramente di ritornarci sopra più avanti con degli speciali, sì. Magari venendo anche direttamente al santuario. Ora ci stiamo preparando a questo grande evento dell'inaugurazione di questa parte del monastero, che sarà un museo visitabile, quindi un grande refettorio, eccetera, il chiostro soprattutto, e poi certamente la grande processione che faremo alla fine di maggio, e il 22, 23, gli ultimi avvenimenti. E saranno sicuramente momenti da documentare. Dopodiché saremo... E quindi come Tele San Domenico bisognerà essere presenti, perché così potremo documentare anche questi momenti di vita importanti all'interno della nostra diocesi. Se ce la fate, grazie. Grazie. Guardate che anche di Vienna vi seguono, A Santa Maria, che è in una buca, la Madonna ha scelto quella, che non è molto fa, però siamo arrivati al punto che, insomma, il tetto è molto alto, il campanile è lo stesso, punti una mattina data, si riesce a ricevere. Poi ora che il segnale sarà regionale si dovrebbe, spero, vedere ancora meglio, speriamo. Ecco, ma spiegatela questa, perché io sono rimasto un po' indietro, perché quando anche lì in chiesa abbiamo questo sistema di far vedere tutta la messa anche in coro, anche dietro, col sistema delle telecamere, e c'è tutto un lavoro da fare perché viene trasmesso e lo seguono via Facebook.
Ah, ecco, sì. Qualche volta telefonano anche lì, sì, dalla Spagna, dalla cosa. Sì. Va, parte e poi chi prende, no? E però c'è un po' di lavoro da fare anche su quello. Io tento a seguire tutte queste novità che ci sono. Non è il problema della vecchiaia, carissime, perché il fatto è che siamo tutti presi in altre cose lì, no? Giorno per giorno, il servizio, la gente, poi Padre Giuseppe sta mandando avanti anche il grande coro. Ah, certo, sì. Io gli do un aiuto perché ancora so un po' suonare l'organo. Quando suono l'organo, alle volte viene dice, oh bello, Padre Giovanni, beh, dico, ma l'organo è lui, me li... Allora, una cosa su cui possiamo tranquillizzare insieme magari tutti i nostri telespettatori, sì, che seguono Tele San Domenico, è che comunque anche col passaggio al nuovo digitale terrestre Tele San Domenico rimane sul canale 85, quindi da quel punto di vista e non è poco, perché da... so, ecco, che altri perderanno il numero, cambieranno il numero, sarà un bel problema per trovare, esatto, di nuovo quel numero. Tele San Domenico sarà sempre lì, sempre sull'85. E lo possono ricevere dove? Sul canale 85. Quanto spazio? Spazio su tutta la Toscana, su tutta la Toscana. Questo ti volevo far dire, quindi sì. Anche se vado un giorno là dalla mia sorella a San Piero Agliana oppure a Viareggio, esatto, anche lì vi anche metto lì la prova. Ci sarà Tele San Domenico, speriamo almeno, insomma, così ci dicono, così garantiscono. Canale 85 sempre, grazie. No, intanto, grazie, ripeto, dovremmo fare un discorso più lungo comunque, sì, in qualità di chi ha servito qui e sai quanto ci teneva, grazie per esserti reso disponibile come, e auguri in bocca al lupo davvero, perché non è facile, no, giorno no, per no. giorno, ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, qualche volta anche ogni notte. Ci vorrà, sì, grazie. Grazie Padre Giovanni, grazie a tutti i telespettatori, arrivederci.